è quasi fatta per l'accordo tra PD e 5 Stelle in vista dei ballottaggi delle elezioni amministrative. 5 comuni abruzzesi torneranno al voto il 17 e 18 ottobre, fatta eccezione per Roseto degli Abruzzi, dove il sindaco uscente del PD di Girolamo si è classificato quarto. Negli altri comuni i candidati del centrosinistra si giocheranno la poltrona di primo cittadino. È un risultato gratificante, ha dichiarato il segretario regionale del PD, Michele Fina, che ora è al lavoro per una coalizione di più ampio respiro. A Sulmona 5 Stelle e PD hanno già trovato la quadra al primo turno sul candidato Di Piero, che se la vedrà col civico Gerosolimo. E oggi Fina tende la mano ai grillini anche per quanto riguarda Lanciano, Francavilla al Mare e Vasto. Faccio un appello al Movimento 5 Stelle e a tutti coloro che non hanno sostenuto la nostra coalizione, i nostri candidati sindaci, perché possano decidere di sostenerli. Loro stessi hanno già dimostrato di saper raccogliere molti più consensi delle coalizioni stesse che li hanno sostenuti, quindi sono le persone giuste per guidare quelle città e quindi il mio appello è a guardare all'interesse di quelle città al di là dell'appartenenza politica, perché lo stesso appello che rivolgo al Movimento 5 Stelle lo rivolgo a tutti e a tutte. Dopodiché io penso che in Abruzzo ci sia un ottimo rapporto sicuramente tra il PD e il Movimento 5 Stelle. A Lanciano il candidato del centrosinistra, Marongiu, secondo classificato, se la vedrà con Paolini del centrodestra. Nella città frentana i 5 Stelle hanno conquistato il 5% dei consensi. A Francavilla la Russo si opporrà ad Angelucci, anche qui centrosinistra contro centrodestra, mentre il candidato grillino si è fermato a 7 punti percentuali e mezzo. Stessa contrapposizione a Vasto, dove si sfideranno Menna e Gian Giacomo, coi 5 Stelle che al primo turno hanno ottenuto 10 punti e mezzo. Ovviamente al secondo turno sarà tutta un'altra storia, si ripartirà con i voti azzerati ed è tutt'altro che scontato che in caso di alleanza le percentuali ottenute al primo turno possano essere semplicemente sommate. Ad ogni modo ogni comune farà storia a sé e bisognerà far accordare i diversi gruppi cittadini. No alle soluzioni politiche imposte dall'alto, conferma Fina, ma ho riscontrato ampia disponibilità da parte dei 5 Stelle e credo che l'accordo sia possibile, ha concluso il segretario del PD, in ogni città. Ma PD e 5 Stelle intanto guardano al futuro, ben oltre le amministrative. I due partiti, così come a livello nazionale, sono al lavoro per costruire un'alleanza strutturata, tramite cui possano arrivare a braccetto alle elezioni regionali del 2024. Possiamo essere in grado di costruire anche un progetto domani di governo della regione. D'altra parte, abbiamo la responsabilità di essere alternativa a questo malgoverno Marsiglio, che è così alieno dall'Abruzzo.